Alessandro Bertolucci, siamo qua al termine dell'ultima giornata di campionato, la vittoria col 4-1 sul Grosseto vi consente comunque di festeggiare questo primo posto in graduatoria, diciamo sarà playoff chiaramente la sfida infinita, quella col Trissino. Ma realmente la sfida infinita è con tutte le squadre, perché il Grosseto stasera ha dimostrato di essere comunque una squadra che può arrivare in fondo. A qualità faccio complimenti, perché comunque hanno fatto una grande partita, abbiamo sofferto fino all'ultimo secondo, e poi ci sono le squadre, cioè Follonica, Lodi, squadre tutte equilibrate, il Trissino sicuramente è quella che ha roster più completo, addirittura un cambio in più, uno straniero in più, però c'è da tenere le antenne ritte con tutte le squadre, perché il playoff riparte un campionato a sé. Doppietta d'Ambrosio, doppietta di Turner, se possiamo dire, nel momento, forse è l'unico momento in cui avete sofferto qualcosina in quel secondo tempo dove ha trovato l'unico gol il Grosseto, diciamo poi nel complesso comunque il forte questa sera in controllo, è comunque riuscito a tenere bada alla formazione come quella dell'Atlante, del Grosseto che segna tanto, quindi stasera avete concesso poco. Abbiamo difeso bene, Gnata ha fatto una gran partita. E quei due cartellini blu ci hanno messo un po' sulle gambe, perché abbiamo fatto una fatica incredibile a non subire gol, quindi abbiamo speso tante energie fisiche, lì abbiamo perso un po' il passo della partita. Come hai detto te, nel momento migliore del Grosseto abbiamo fatto gol, lo sport è così, però nulla toglie la prestazione che ha fatto il Grosseto. Comunque obiettivo centrato per il forte, abbiamo visto vi siete rilassati a 20 secondi dalla fine, quindi soddisfazione sicuramente per questo primo posto parziale, che non porta il trofeo anche se l'avete già vinto quello della Coppa Italia, uno in bacheca c'è già, però è un buon viatico per questa finale di stagione. Sì, arrivare primi è sempre buono, perché comunque ti dà sempre la possibilità di un'eventuale bella in casa, e comunque corona anche un po' lo sforzo che abbiamo fatto dalla fine di agosto, primi di settembre, siamo quasi praticamente sempre stati i primi in classifica. Dispiaceva perdere il primo posto proprio l'ultima giornata. Abbiamo perso una partita sola in tutto il campionato, e devo fare complimenti a tutti i ragazzi, perché hanno fatto una stagione veramente a 100 all'ora. Ora qualche giorno di riposo e poi riaccendiamo motori per i playoff. Allora complimenti, ci vediamo nei playoff, vediamo come andrà questa lotta per lo scudetto. Un abbraccio a tutti.